Buongiorno a tutti, sono Alice Spagnolo, direttore di Riviera24.it, quotidiano online della provincia di Imperia. Abbiamo deciso di fare questa diretta che riunisce quattro diverse testate locali, da Bergamo a Catanzaro, passando per Sanremo e Grosseto, per fare il punto su quella che è la situazione del coronavirus in Italia. È la prima volta che sperimentiamo questo tipo di diretta, quindi speriamo che vada tutto bene. Voi lettori comunque siete invitati a porci delle domande, domande ai giornalisti presenti a commentare le nostre dichiarazioni. I dati annunciati ieri dal commissario per l'emergenza Angelo Borrelli fotografano un'Italia in cui stanno calando sia l'incremento dei malati che quello delle vittime e aumentano i guariti. Però forse è troppo presto per parlare di un trend e dire che la curva si è arrestata. In generale, comunque, possiamo notare degli aspetti positivi, come il fatto che in Lombardia, ma poi ne parlerà meglio il collega di Bergamo News, per la prima volta da inizio emergenza i ricoveri sono in diminuzione. Bisogna tener conto però che questi dati positivi rischiano di essere vanificati dal sud, dove il contagio non è ancora esploso. Continueranno ad esserci e continuano ad esserci purtroppo troppe persone per strada e di questo parlerà il collega di Catanzaro Informa. Passo la linea al collega di Bergamo News, Luca Samotti, per un saluto. Grazie Alice, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, ringrazio tutti i colleghi per la partecipazione e per questa opportunità di raccontare in prima persona cosa sta succedendo, soprattutto qui a Bergamo. Purtroppo, come sapete, avrete letto o visto, siamo l'epicentro di questa epidemia, siamo la provincia più colpita che ha più casi in Lombardia e di conseguenza anche in Italia, visto che il nostro territorio è quello un po' più colpito in generale. Quindi affronteremo un pochino quella che è la nostra situazione, vedrete anche alcune immagini piuttosto drammatiche per quanto ci riguarda. E passo la parola a Daniele Reali, che è direttore di Giunco.net di Grosseto. Ciao Daniele. Ciao a tutti, buongiorno a tutti i lettori che ci stanno seguendo in questo momento, in questa diretta. Ringrazio gli altri colleghi per questa opportunità che ci viene data di confrontarci su questa situazione dell'emergenza sanitaria che sta interessando, come sappiamo, tutto il paese in modo diverso, con realtà diverse. È anche importante conoscere la realtà e noi parleremo di quello che sta succedendo in Toscana, in particolare nella provincia che seguiamo da vicino, che è quella di Grosseto, ma avremo tempo nei prossimi blocchi, nei prossimi collegamenti di parlare anche e di entrare nel merito delle varie questioni. Do la linea al collega di Catanzaro Informa, al direttore Riccardo Leonardo. Buongiorno a tutti, anche qui da Catanzaro siamo lieti insomma, di aver fatto questa diretta, ringrazio Riviera24 per averci associato. Anche da qui parleremo del coronavirus che sta toccando Catanzaro, ma anche tutta la Calabria. Quindi veramente una situazione un po' particolare qui, che è arrivata un po' in ritardo, però insomma si è già, diciamo, a grandi passi si sta andando verso una situazione un po' più preoccupante. Alice. Io tornerei da Luca, appunto a Bergamo. Abbiamo visto un po' tutti, credo, quelle immagini terribili dei feretri portati via dall'esercito. Com'è la situazione, Luca? Sì, credo che l'abbiate visto tutti e quelle immagini ci hanno fatto male, hanno fatto male agli occhi, hanno fatto male al cuore chi conosce Bergamo e ha riconosciuto quella strada dove sono passati i mezzi militari, a fatica ha creduto che fosse qualcosa di reale perché quel silenzio su una via principale, via Borgo Palazzo, è veramente insolito. Solo una situazione del genere poteva creare immagini come queste. È stato però purtroppo solo il primo viaggio, perché 3 giorni più tardi, il primo è stato il 18 marzo, ce n'è stato un altro in pieno giorno, questa volta il 21 sabato, e stamattina un altro in un paese dell'Interland bergamasco, quindi è una scena che purtroppo iniziamo a abituarci a vedere e sinceramente ci fa male. Forse state vedendo le immagini, sono per noi di Bergamo sono veramente drammatiche. La situazione è quella: il forno crematorio di Bergamo funziona 24 ore al giorno, ma non riesce a tenere il rito. Quindi i mezzi militari sono venuti, hanno
prendere una sessantina, una settantina di bare per portarle fuori città per essere cremate, poi le ceneri torneranno in città. E non so se credo non sia una situazione vissuta dagli altri colleghi, non so se Daniele Reali a Grosseto ha visto qualcosa di simile o da voi la situazione è un po' più tranquilla. Sì, abbiamo visto tutte queste immagini che avete fatto vedere in questo momento in diretta e che avevamo visto anche nei giorni scorsi un po' in tutti i network, anche quelli internazionali. La situazione in Toscana non è così grave, il contagio qui si è sviluppato con diversi giorni di ritardo rispetto alla Lombardia e al Veneto che, come sappiamo, dallo scorso 21 di febbraio sono, diciamo, in emergenza. Qui i primi casi sono manifestati diversi giorni dopo e la situazione in questo momento viene considerata dal sistema sanitario e dalla regione sotto controllo. Vogliamo fare, in questo momento state vedendo appunto anche delle immagini della nostra città di Grosseto, che è il capoluogo di provincia. Vedete i controlli che in questi giorni vengono fatti un po' in tutta Italia per quanto riguarda la limitazione degli spostamenti, che come sapete è in atto da tempo, dai primi decreti, quelli dell'8 marzo e quello dell'11 marzo del Presidente del Consiglio, e poi rafforzati lo scorso 22 marzo. Dicevo appunto della situazione della Toscana, per dare due dati: i contagi anche negli ultimi giorni crescono, ma crescono meno dei giorni passati rispetto ai dati incredibili, così possiamo dire, ma veri, della Lombardia. Qui siamo con 2.461 contagi al dato aggiornato, tutte giornate che abbiamo, stasera poi avremo un altro aggiornamento, e i decessi sono stati 109, quindi la situazione è comunque di emergenza, ma come vedete c'è tanta differenza rispetto ai dati della sola Lombardia o anche della sola provincia di Bergamo, che è una delle più colpite. In questo quadro devo dire che per vari motivi la provincia di Grosseto, rispetto anche alla Toscana, ha dei dati molto bassi, quindi su questo poi ci torneremo più tardi, e andiamo a sentire che cosa invece sta succedendo in questi giorni e cosa è successo fino ad ora in Calabria con il collega, il direttore di Catanzaro Informa, Riccardo Di Nardo. Ecco Riccardo, com'è la situazione in questo momento in Calabria? Guarda, io partirei immediatamente con dei numeri. In Calabria ad oggi, il dato è aggiornato ieri, al 23 di marzo, sono 292 quelle che risultano positivi. Poi abbiamo invece negativi, sono 2.852. Anche se i numeri sono in continuo, diciamo, aggiornamento, visto che ci sono i bollettini degli ospedali che fanno raccordo per le 5 province, no, della Calabria, che vanno poi ad orari diversi, mentre invece poi la Regione Calabria, diciamo, è sempre puntuale alle 17. Ci sono 19 positivi in più rispetto, diciamo, a due giorni fa. E, tra l'altro, in Calabria sono stati effettuati 3.144 tamponi. Poi Catanzaro, per esempio, ha 11 in reparto, 11 in rianimazione, 38 in isolamento domiciliare. Oggi ci si danno altri 8 nuovi casi. 3 in provincia di Catanzaro, 4 in provincia di Crotone e 1 in provincia di Vibo Valentia. Cosenza è a 30 in reparti, 4 in rianimazione, 29 in isolamento domiciliare e purtroppo 3 deceduti. Anche se, è la notizia di oggi, ci sono stati 2 morti in più questa mattina. Reggio Calabria invece ha 21 in reparto, 5 in rianimazione, 60 in isolamento domiciliare, 5 guariti e 3 deceduti.
Vibo Valentia, 2 in reparto, 15 in isolamento domiciliare. Crotone, 18 in reparto, 36 in isolamento domiciliare e un deceduto. I soggetti in quarantena volontaria sono 6.884. A te Alice. Grazie Riccardo. Sì, in Liguria i numeri sono più alti di quelli che ha appena detto Riccardo, ma sappiamo che siamo, più o meno lo ripete da diversi giorni il nostro governatore Giovanni Toti, stiamo arrivando al picco. Siamo comunque a 1600 a ieri, questi sono i dati fermi a ieri sera, 1693 persone contagiate e sono 215 in più rispetto al 22 marzo, quindi 215 in più da un giorno all'altro. I morti purtroppo hanno superato i 200, ieri erano 212, ma già oggi in queste ultime ore sono arrivati, come ricordava anche Riccardo, che dalle varie ASL arriva il numero purtroppo dei deceduti più o meno in tempo reale, poi si fa la somma purtroppo la sera e ce ne sono già più di 20 solo di oggi, quindi ieri sono stati 41, in totale dall'inizio dell'emergenza sono 212. La zona di dell'Imperiese è particolarmente, diciamo, si trova in una situazione particolare rispetto alle vostre perché è una zona di frontiera e sappiamo che in Francia e a Monaco dove lavorano, adesso vedrete delle immagini realizzate da noi a Ventimiglia, dove lavorano anche molti frontalieri italiani, hanno preso provvedimenti soltanto in un secondo tempo, quindi noi ci dobbiamo aspettare ancora quello che sarà, oltre all'ondata di adesso, di ricoveri, di contagi, quelli che arriveranno dalla Francia, perché comunque i francesi i provvedimenti sono arrivati 10 giorni dopo di noi, per cui adesso in questo momento le frontiere, non so se state vedendo adesso le immagini, dovrebbero partire il sindaco Scullino di Ventimiglia, sì, dovete vederlo adesso, che a Ventimiglia appunto è andato a sincerarsi di quello che stava accadendo perché a un certo punto Macron ha chiuso le frontiere agli italiani, nel senso che se una persona non ha un valido motivo per andare in Francia, che sia lavorativo o di salute, non ci può andare, esattamente come succedeva già in Italia. Il problema è soprattutto, cioè per i francesi che volevano entrare, il problema è soprattutto per i frontalieri che lavorano a Monaco e che quindi hanno tre governi diversi e quindi tre dispositivi diversi, quello italiano, quello francese e quello monegasco. Questa è la situazione, poi entreremo un po' più nel dettaglio di quelli che sono i dati specifici nella nostra provincia. Io invece tornerei a Bergamo, appunto all'epicentro del nuovo epicentro del contagio, con il collega Luca Samotti, perché so che da voi tra le vittime c'è stato anche un sindaco di un piccolo comune. Sì, qui ascoltando i vostri numeri mi fanno un po' impressione perché noi siamo, con quelli di oggi credo che supereremo abbondantemente i 6.500 positivi, quindi capite che un po' l'ordine di grandezza è quello. E una cosa da dire su Bergamo purtroppo è che i numeri non sono nemmeno reali perché sono molto sottostimati da quanto ci risulta, da quanto dicono i sindaci. E persone morte in casa, nelle case di riposo a cui non è stato fatto il tampone, che probabilmente sarebbero risultate positive. Come dicevi tu Alice, c'è stato anche il decesso di un sindaco, il sindaco di Cene nella media valseriana, che è la zona, quella un po' più colpita, se ricordate era quella per cui si discuteva tanto se istituire o meno la zona rossa dopo quella che era già stata fatta nei 10 comuni del Basso Lodigiano. Il sindaco Giorgio Valotti, un personaggio conosciutissimo, aveva 70 anni, e a lui è stato concesso un ultimo saluto, vedremo delle immagini della valle in silenzio, solo con le campane che suonano a lutto. Ok. E questo contributo che ci è stato inviato da un lettore rende bene l'idea di
di com'è la situazione in quella zona, una zona a forte vocazione industriale, quindi abbastanza rumorosa solitamente, e si sentiva solo le campane lutte per questo sindaco, che non è nemmeno l'unico morto qui a Bergamo, c'è un altro decesso di un altro sindaco in un'altra valle, la Val Brembana, il sindaco di Mezzoldo, Raimondo Balicco, ma abbiamo registrato diversi morti anche tra i medici di base, sono 5-6, c'è anche un medico fiscale morto, e anche le forze dell'ordine, un carabiniere morto per coronavirus, quindi abbiamo avuto un po' di tutto qui nella Bergamasca a livello di decessi, e come avete sentito i numeri sono molto molto più grandi di quelli che registrano le vostre zone. Daniele, a Grosseto? Sì, io stavo ascoltando appunto la tua testimonianza, il tuo racconto, e mi veniva una riflessione proprio sui dati. Parlavi di 6.500 contagi, arriverete oggi nella provincia di Bergamo, praticamente sono così a occhio più contagi nella provincia di Bergamo che nelle tre regioni che rappresentiamo in questo momento in questa diretta, Liguria, Toscana e Calabria. E quindi questo deve far comprendere, per l'estensione territoriale di queste tre regioni rispetto alla vostra provincia, deve far anche se dal punto di vista degli abitanti è una provincia abbastanza popolosa, credo più di 1 milione di abitanti faccia a Bergamo, esatto. Questo debba comunque far comprendere ai nostri lettori, in questo caso ai toscani, ma a tutti quelli che sono collegati in questo momento, che tipo di tragedia debba essere stata questa qui. Ho una domanda per te. Scusate se prendo un po' la moderazione in questo momento, ma te la faccio alla fine di quando ho parlato dei dati, se è possibile fare questa domanda a Luca. Per quanto riguarda Grosseto, dicevo prima, la Toscana in questa situazione con 2.400 casi dichiara la situazione sotto controllo. Grosseto ne ha 133, e pensate che la ASL Toscana Sud-Est, che è la ASL di area vasta in cui è inserita la provincia di Grosseto, che comprende anche la provincia di Siena e la provincia di Arezzo, ha ieri 23 persone gravi ricoverate in terapia intensiva. Quindi sono solamente 23 nelle tre province. E quindi nelle tre diciamo dislocazioni della ASL Toscana Sud-Est, e in provincia di Grosseto su 133 contagi sono morte due persone, una di 86 anni e una di 79 anni. I dati sono completamente diversi rispetto a quello che sta succedendo in Lombardia e anche rispetto, credo, a quello che sta succedendo un po' nella Liguria, che forse delle altre tre regioni, a parte la Lombardia, mi sembra quella che abbia più problemi dal punto di vista dei contagi. Dopo parlerò nel prossimo collegamento di un'altra situazione che abbiamo tra l'altro tirato fuori noi come giornale qui in provincia di Grosseto, ma la domanda che volevo fare a Luca, tornando un po' indietro rispetto a questo ordine di scaletta, è una domanda che si chiede un po' a tutta Italia, che forse non è nemmeno facile da rispondere o trovare una risposta, ma è: perché Bergamo? Perché ci chiediamo tutti perché sta succedendo questo a Bergamo? Perché la Lombardia la possiamo comprendere con il caso di Codogno, con il paziente 1, eccetera, eccetera, l'ospedale, una cosa e un'altra, ma perché Bergamo deve pagare questo prezzo così alto in questo momento rispetto alla diffusione del virus? Luca. Sì, grazie Daniele per la domanda, ce lo siamo chiesti anche noi sin dalle prime battute di questa emergenza, quindi ne abbiamo avuto il primo caso il 23 febbraio, ieri, quindi era un mese di emergenza coronavirus a Bergamo, abbiamo provato a fare tante ipotesi, abbiamo chiesto a molti esperti quale potesse essere davvero la causa che ha portato così tanti casi positivi, così tanti decessi a Bergamo e provincia. Ci sono tante ipotesi, una, quella che forse avrete letto, del famoso ottavo di finale di Champions League, Atalanta-Valencia, e c'erano 45.000 bergamaschi a San Siro, 45.000 persone della provincia di Bergamo, praticamente per 90 minuti e più sono stati uno accanto all'altro a 5-10 centimetri di distanza e poi sono tornati nei propri paesi, quindi quella potrebbe essere una delle cause che ha fatto esplodere il contagio in provincia di Bergamo. Un'altra potrebbe essere il fatto che i primi contagi sono verificati all'interno dei pronti soccorsi negli ospedali, quindi c'è stato Alzano Lombardo, c'è stato Seriate,
casi che hanno coinvolto direttamente il personale medico, quindi essendo il medico che probabilmente ha preso il virus, poi è stato molto più semplice trasmetterlo anche ai pazienti, visto l'afflusso, era un weekend, grande afflusso e pronto soccorso, quella potrebbe essere stata un'altra causa. Certezze purtroppo non ne abbiamo, e credo che Bergamo sia anche un caso che diventerà di studio per, a livello nazionale se non internazionale, per la concentrazione. Grazie Luca. Allora passo la parola, come era da scaletta, a Riccardo Di Nardo a Catanzaro, per parlarci un po' della situazione della sua città e del territorio che segue il suo giornale. Certo, Luca diceva una cosa giusta. Certezze non ne abbiamo, non sappiamo. Un dato però lo vorrei dare. Catanzaro e la Calabria, prima che ci fosse l'esodo dalla Lombardia, questo grosso esodo che c'è stato all'indomani, diciamo, del decreto del Presidente del Consiglio, aveva pochissimi casi o forse niente. Quell'esodo forse, ma la certezza, come diceva Luca, non è assoluta, Catanzaro e la Calabria hanno iniziato ad avere i casi e i primi morti, purtroppo. Ora, probabilmente c'è stato un po' di superficialità, qualcosa è sfuggita di mano. La situazione vera è che certo non siamo ai livelli soprattutto della Lombardia, di Bergamo in particolare, però la Calabria non è grandissima, insomma, diciamo che già tutte le cinque province comunque sono toccate. Il problema è che adesso forse sarebbe il caso di chiudere, così come ha detto il Presidente della Regione, Jole Santelli, di chiudere un po', no, i varchi, così quantomeno il problema serio non è quello come arriva o delle certezze, però quantomeno se la gente resta a casa, se la gente non, quantomeno, come dire, si responsabilizzi, no? A incominciare a rimanere a casa, lo evitiamo in questo momento il virus. Sappiamo che comunque stanno arrivando dei farmaci a Catanzaro, poi ne parlerò dopo, stanno diciamo eseguendo questi farmaci che stanno arrivando e che sono già arrivati dall'America e dal Cotugno di Napoli. Mi auguro che la gente incominci a pensare, a capire che bisogna stare tutti a casa e come dire, cercare di evitare il virus. Alice. Grazie Riccardo, è vero, bisogna stare tutti a casa. Anche perché i numeri nostri, quelli che vi dirò adesso della provincia, più in particolare di Imperia, sono molto bassi rispetto a quelli che ci ha detto Luca prima, però dobbiamo considerare che la provincia di Imperia sono 66 comuni, la maggioranza sono molto piccoli, in totale abbiamo 215.000 circa persone, quindi consideriamo che siamo veramente pochi rispetto alla provincia di Bergamo. E purtroppo ci sono anche molti anziani in Liguria. La Liguria è la provincia, una delle regioni più anziane, forse la più anziana d'Italia, solitamente ha questo primato. E ricordiamo un'altra cosa, che dei 1693, questo è un aspetto che vorrei sottolineare, dei 1693 persone che hanno contratto questo virus, 894 sono in ospedale e 138 a ieri sempre in terapia intensiva. Quindi nella sola nostra provincia in ospedale ce ne sono 130. Questo significa che noi abbiamo solo tre ospedali, quello di Imperia, quello di, per chi non conosce la zona, voi siete delle vostre regioni sono lontane,
Per chi non conosce la zona, tre ospedali dislocati in questa provincia, solo due hanno il pronto soccorso, che sono quello di Imperia e quello di Sanremo. Quello di Sanremo è stato chiuso perché è dedicato esclusivamente ai pazienti Covid-19 positivi. Quindi da Ventimiglia, che è l'estremo al confine con la Francia, fino a Diano Marina, praticamente l'unico ospedale con il pronto soccorso dove può essere portato chi ha un infarto, chi ha un ictus, chi ha avuto un incidente stradale è quello di Imperia. Quindi non so se riuscite a far capire ai vostri lettori. Comunque sia, quindi l'importanza di stare a casa è anche dovuta a questo, di non affollare gli ospedali più di quello che già sono affollati. E ci sono diversi controlli. Adesso voi vedete delle immagini che abbiamo realizzato a Sanremo con il nostro collega Luca Simoncelli, che intervistava la gente durante dei controlli della polizia locale. Poi ci sono stati controlli, ci sono di continuo controlli dei carabinieri, controlli della finanza, anche per il prezzo. Non so se da voi è capitato della mucchina, piuttosto che delle maschere che magari si alzano, che magari appunto la farmacia o il rivenditore alzava i prezzi c'è stato forse un caso. Un'altra cosa da ricordare nella nostra zona, che forse quello è stato un primato, sicuramente in Liguria lo è stato, che il sindaco di Bordighera, adesso fra poco vedrete credo le immagini, della passeggiata mare di Bordighera, che è stata chiusa praticamente prima ancora che venisse chiuso dal governo lo spazio pubblico come parchi e giardini, proprio perché la passeggiata mare di Bordighera, essendo Bordighera una città turistica, veniva utilizzata per il passeggio da persone anche durante questa emergenza coronavirus e si potevano creare assembramenti. Quindi c'è stata un'ordinanza del sindaco che poi dalla passeggiata mare è stata estesa anche ad altre zone. Come il Beudo, che è una passeggiata, diciamo, nell'entroterra, e anche l'area portuale. Non so se a Luca, durante quel Luca Samotti, se il collega, gli sono arrivati dei messaggi particolarmente rilevanti durante queste dirette, o se ha un momento, sì. Se c'è qualcosa. Allora, dalla nostra diretta sono arrivati centinaia di commenti, adesso io li stavo scorrendo per trovare qualche domanda così a bruciapelo, ma devo dire che da quello che leggo sono tanti commenti, tante curiosità come ci arrivano in questi giorni, siamo bombardati sui nostri canali social o anche solo via mail di domande. La principale è un po' quella che faceva prima Daniele Reali sul perché di Bergamo. Tanti chiedono se l'aeroporto può essere un caso, il terzo aeroporto italiano si trova a Bergamo, se un'area così fortemente industrializzata come la media valseriana con tante industrie importanti potrebbe essere un caso. E la risposta purtroppo è sempre quella. Sono tutte ipotesi che solo a posteriori potranno essere confermate o meno. Altre domande che ci arrivano tantissime sul decreto, cosa si può fare, cosa non si può fare. In Lombardia, come sapete, il presidente Attilio Fontana ha emanato un decreto ancora prima dell'ultimo del presidente del Consiglio sulle misure da tenere localmente, diciamo, con anche a livello temporale un po' più lunghe. Il decreto presidenziale, diciamo, a livello nazionale si chiude il 3 aprile, qui sono state allungate fino al 15. Tantissime persone che ci chiedono, posso andare a fare la spesa in un altro comune al di fuori del mio di residenza? Quello no, non si può fare a meno che nel vostro comune non ci sia un alimentare o un supermercato. Tanti chiedono a livello di metri, di quanti metri si possono allontanare da casa per portare a passeggio il cane o per spostarsi. L'indicazione qui in Lombardia è stata data a 200 metri, è chiaro che nessuno col mitra sta a controllare, però molto sta anche alla responsabilità della gente. Il richiamo qui è forte da un mese alla responsabilità dei cittadini, perché molto nella limitazione del contagio purtroppo dipende da questo e Sì. No, non abbiamo altre. io avrei sì una domanda perché arriva sulla mia chat proprio a Luca. C'è
C'è Katia che dice, vorrebbe fare una domanda, vorrei sapere se effettivamente a Bergamo, a prescindere dalla causa e da voi descritte che hanno scatenato il virus, dopo sono state prese tutte le misure necessarie per contenere il più possibile il contagio. Qui al sud si sta facendo il possibile per evitare l'immane tragedia che ha colpito Lombardia, ma abbiamo tanta paura. Allora, per rispondere alla domanda della vostra lettrice, che ringraziamo, possiamo dire che sì, a parte il fatto di aver lasciato molto la responsabilità della gente, sono state prese anche delle precauzioni. Quindi noi tutti i giorni riceviamo una sorta di bollettino dai carabinieri, dalle forze dell'ordine sui controlli effettuati. Effettivamente ci sono posti di blocco organizzati da polizia, carabinieri, guardia di finanza, e ultimamente, negli ultimi giorni, è arrivato anche l'esercito con qualche agente, quindi abbiamo anche i militari in strada. Qui in Lombardia sì, si sta facendo di tutto per contenere il contagio. Rimanevano ancora alcuni punti da definire, come potevano essere le aziende aperte oppure il trasporto pubblico. Come a Milano si poneva il problema della metro attiva, chiaramente con gli uffici aperti e la gente che si deve recare al lavoro, il servizio pubblico deve essere garantito. Continuano a farlo, ma ovviamente ci sono controlli un po' più stringenti. Una domanda ce l'ho anch'io in realtà per Catanzaro, perché dai colloqui che abbiamo avuto nei giorni scorsi, Riccardo, mi raccontavi di come anche da voi sono stati trasferiti alcuni bergamaschi che qui non hanno trovato posto per il ricovero perché i nostri ospedali sono pieni, quasi al collasso ormai. Le richieste di aiuto sono note a tutti, anche a livello nazionale, ci chiedono medici e interventi per poter liberare le nostre stanze e le nostre terapie intensive. Sai come stanno questi nostri concittadini? Sì, guarda, c'è stata proprio una nota poche ore fa dell'AGI che ha diciamo, intervistato il direttore del reparto di malattie infettive del Pugliese Ciaccio, dove lui comunque diceva che tutti diciamo, i ricoverati stavano reagendo positivamente. Stavano reagendo positivamente alla, diciamo, alle cure che si stavano facendo. Quindi c'erano anche i due diciamo, degenti di Bergamo. Quindi diciamo che stanno reagendo bene, sono in situazioni stazionarie. Diciamo che la cosa è quantomeno positiva. Volevo aggiungere solo una cosa, che è atteso oggi a Catanzaro l'arrivo di questo nuovo farmaco, che è il Remdesivir, che arriva dagli Stati Uniti. È un farmaco che era stato sviluppato contro le infezioni dell'Ebola. Quindi anche questo è un farmaco che insomma, dovrebbe quantomeno aiutare l'ospedale, non so come, di Catanzaro, dopo diciamo, i due farmaci che erano stati diciamo, somministrati nei giorni scorsi. Su questo volevo solo dire che, su questo che diceva Riccardo, che da noi delle persone sono guarite grazie a questo farmaco arrivato dall'America al San Martino. Ne parlava qualche giorno fa l'infettivologo Matteo Bassetti, che è appunto il direttore del reparto del San Martino che si occupa dei casi di Covid-19. Da noi i commenti più che altro sono i nostri lettori stanno esprimendo vicinanza alla provincia di Bergamo, colpita duramente. Poi ci chiede qualcuno come mai ci sono dei camper extraregionali a Pian di Po, ma ci chiede Cristina, lo faremo presente alle forze dell'ordine, i controlli comunque ci sono e molti di quelli fermati, purtroppo devo dirlo, sono anche fuori. Alcuni sono della nostra zona, ma la maggioranza sono persone che sono arrivate dal nord Italia, che sono fuggite quando c'è stata quella famosa fuga di notizie, insieme alla fuga di notizie sono fuggite anche le persone. E, al momento. Non avrei altro da aggiungere. Abbiamo perso purtroppo il collega Daniele Reali. Sì, il collegamento è un attimo, non so se riusciamo dalla regia a recuperarlo per un saluto finale. Noi.
In questo, quindi aspettiamo soltanto di capire se riuscirà Daniele a tornare per un saluto ai nostri ascoltatori. Nel frattempo io lascio la parola a Luca per un saluto, un breve saluto e arrivederci. Grazie Alice, grazie anche ai vostri lettori per la loro solidarietà, e davvero devo dire che da tutta Italia ci stanno arrivando messaggi, non solo, dicevo prima ai colleghi in redazione che oggi addirittura dalla Cina una giornalista mi ha scritto per farmi gli auguri per una pronta ripresa della nostra zona, quindi davvero ringraziamo tutta Italia e tutti coloro che si stanno stringendo un po' la nostra città, la nostra provincia, che sta vivendo dei momenti drammatici sia per il numero di contagi che soprattutto purtroppo per quello dei morti. Quindi grazie ancora ai vostri lettori e grazie per l'opportunità che ci avete dato di raccontare la nostra situazione in prima persona. Quindi grazie ancora e un saluto anche al collega Riccardo Di Nardo da Catanzaro in forma. Grazie a te Luca. I messaggi che arrivavano sono tutti a favore, insomma, dell'unità d'Italia, insomma, siamo tutti uniti in questa campagna, soprattutto ne arrivano tanti a favore degli amici di Bergamo, questo non può che farci piacere. Forse devo dire l'Italia si sta stringendo, no? Sotto l'aspetto proprio della solidarietà, e questa è la cosa che ci fa più piacere. Tra l'altro sono contento di aver fatto con voi questa diretta, perché non è facile, ecco, poter coadiuvare, no? L'Italia intera e poter interagire in questo modo. Io sono contento soprattutto se riusciamo, e questo poi è un invito anche a Riviera 24, che voglio salutare anche tramite Alice, insomma, Nicola, grazie a tutti voi, a Nicola Amelio che ci ha dato la possibilità di farla. Quindi io mi auguro, se possiamo, facciamo un'altra volta un altro passaggio. Grazie Riccardo, che ha ricordato anche che grazie al nostro editore Nicola Meglio è stato possibile realizzare questo live, e a Prescom Tech, che è la sua azienda. E, purtroppo dalla regia ci dicono che non riusciamo a far tornare in collegamento Daniele Reali per un saluto. Comunque se ne faremo altre di queste dirette, lo possiamo anche già annunciare, vi diremo poi quando, per approfondire dei temi. Quindi se i lettori già vogliono chiederci qualche cosa per le prossime dirette, terremo le domande, così almeno possiamo farle anche ai colleghi, che vedete sono disponibili, e li ringrazio ancora per essersi resi disponibili, e gli auguro di continuare a lavorare come stiamo facendo per informare la gente, perché in questo momento la nostra presenza sul territorio è importante, e la presenza di giornalisti online è davvero è molto sentita in questo momento, perché noi riusciamo a essere H24 e a essere social in questo modo. Quindi per il momento è tutto, saluto i lettori, saluto tutti quelli che ci hanno ascoltato e vi ringrazio. Grazie, Ciao, grazie. Grazie a voi. Grazie.